Bentornati su 3 minuti di sostenibilità a cura di The Sustainable Mind. Ci stiamo avvicinando sempre di più alla giornata mondiale della Terra il 22 aprile e ci sono tantissime attività e iniziative da parte dei brand, dei media e delle persone per sensibilizzare il più possibile il pubblico, tutti noi, la community, su una tematica così importante di proteggere e salvaguardare il nostro pianeta. E quindi oggi iniziamo parlandovi di qualche iniziativa interessante. Partiamo proprio da Pollen Shark, il brand che già nel nome, insomma, si ispira ai mari, dal mare prende e quindi al mare vuole ricevere. Where the Ocean, la capsule dedicata alla giornata mondiale della Terra, in particolare ai mari di Pollen Shark, che sarà attenta a salvaguardare le acque non solo tramite il nuovo processo di tintura dei capi che permette di risparmiare moltissima acqua. Pensate che la EDAI, Waterless Color System, questo nuovo tipo di processo e di tintura permette non solo di risparmiare il 12% di emissioni di CO2, ma anche di ridurre dell'85% il consumo di acqua e del 90% le sostanze chimiche utilizzate durante il processo. Inoltre, Pollen Shark ripulisce gli oceani utilizzando filati come l'Econil e Save the Sea, che provengono appunto da reti da pesca abbandonate, da residui di plastica rilasciati nei mari, raccolti e trasformati appunto in filati infinitamente riciclabili, e inoltre tutela e supporta Shark Trust, la ONG che si occupa di tutelare gli squali e l'oceano e tutte le specie che lo abitano. In particolare quest'anno parliamo del Blue Shark, che sarà appunto al centro delle ricerche, delle spedizioni e quindi di questo programma di tutela di Pollen Shark. La seconda notizia è un evento, 3 giorni di eventi in realtà, che avverranno a Roma al Teatro Vittoria, 3 giornate per la sostenibilità ambientale dal 19 al 23 aprile, ideate dalla direttrice artistica Viviana Toniolo, a sostegno della sostenibilità ambientale, che andrà appunto a teatro. Ci sarà il progetto È una goccia nel mare? Sì, ma tante gocce fanno il mare. Quindi si confronteranno dal geologo Mario Tozzi con Lorenzo Baglioni, artista e matematico, al giornalista Marco Frittella, al regista Italo Moscati, anche Fridays for Future, una serie di incontri stimolanti e accattivanti per sensibilizzare su queste tematiche importanti che appunto verranno portate a teatro. Dal teatro alla TV, infatti, su Rai 2, dal 16 aprile andranno in onda 4 puntate, il sabato alle ore 10:15, Italian Green, viaggio nell'Italia sostenibile, in cui si parlerà di eccellenze in Italia per la salvaguardia ambientale, per lo sviluppo sostenibile, anche per tutti i temi legati alla giornata mondiale della Terra. Ideato da Gianluigi Polisena, saranno puntate in cui interverranno eccellenze del nostro paese, produttori, scienziati, insomma, tutti coloro che stanno portando questo tema all'attenzione di una comunità sempre più vasta.